La vecchia signora non ha iniziato bene la stagione 2022-2023 e ad essere finito sul banco degli imputati è proprio Massimiliano Allegri. La Juve non va ed è lontanissima da come l'avevano immaginata società, tecnico e tifosi. Nei prossimi giorni si riunirà il consiglio di amministrazione del club bianconero per esaminare il bilancio 2021-2022 e capire che direzione prendere nelle prossime settimane per uscire da questa crisi. Ma già nelle scorse ore ci sono state riflessioni, confronti e scontri. La Juventus ha deciso di andare avanti con Allegri, anche dopo la sconfitta di Monza, e con la sosta delle nazionali, che avrebbe lasciato un po' di spazio per lavorare ad un ipotetico nuovo tecnico. Ma non tutti la pensano allo stesso modo nella dirigenza bianconera. Già da venerdì, quindi prima della brutta prova dell'Upower Stadium, Pavel Nedved spingeva per l'esonero, ma Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene hanno sempre portato avanti la loro contrarietà a questa decisione. Il presidente bianconero, però, ha chiamato il tecnico per confermargli la volontà di andare avanti insieme, ma serve una svolta immediata.